T sottoinsieme di R2 il triangolo di vertici 00, 20, 01 e sia sigma maiuscolo la superficie definita da XYZ appartenente a R3 tale che Z quadro meno X quadro meno Y quadro sia pari a 0, Z maggiore di 0 con XY appartenente al dominio T, calcolare l'integrale superficiale esteso a sigma maiuscolo di X quadro Y in D sigma. È un esercizio tratto da un testo d'esame assegnato alla Facoltà di Ingegneria Aerospaziale il 18 di settembre del 2014 e Facoltà di Ingegneria Aerospaziale dell'Università La Sapienza di Roma. L'esercizio è molto semplice, parliamo di una superficie di questo tipo, ovviamente Z è più o meno, Z quadro è pari a X quadro più Y quadro, ma visto che Z è più o meno radice di X quadro più Y quadro, in questo caso Z è positivo, quindi parliamo di un cono, eccolo qua, di equazione appunto z uguale radice quadrata di x quadro più y quadro, quindi un cono di vertice 000 e avente come direttrice in pratica un cerchio, no? Di centro origine raggio 1, l'abbiamo capito ormai. Superficie conica, z uguale radice di x quadro più y quadro, ci chiedono di, in questo caso, calcolare l'integrale esteso a sigma maiuscolo. Ovviamente in questo caso, visto che ce l'abbiamo in forma cartesiana, così rimarrei, quindi andrei a calcolare il d sigma sfruttando questa regola, quindi radice quadrata di 1 più z primo rispetto ad x al quadrato più z primo rispetto ad y al quadrato, ovviamente in dx dy. Dunque questo diventa radice quadrata di, allora, la derivata parziale, dunque la derivata rispetto ad x di radice di f è 1 su 2, radice di f per f' rispetto ad x, che è 2x. Quindi avrei un 1 più il quadrato di 2x fratto 2 radice di x quadro y quadro più il quadrato di 2y fratto 2 radice di x quadro più y quadro, vedete, ovviamente in dx dy, vedete che in effetti la derivata parziale della z fatta rispetto ad y è 1 su 2 radice di x quadro più y quadro per la derivata rispetto ad y di x quadro più y quadro che è 2y, così come la derivata parziale rispetto ad x di x quadro più 2y quadro è 2x. E lavando al quadrato, vedete qua, 2 e 2 se ne vanno, 2 e 2 se ne vanno, otteniamo una cosa che più volte abbiamo ottenuto, ovvero la radice quadrata di 1 più x quadro fratto x quadro più y quadro e qui più y quadro fratto x quadro più y quadro, ma dx dy lo mettiamo alla fine. Se facciamo un minimo unimultiplo, multiplo che ovviamente è x quadro più y quadro, moltiplicandolo per 1 otteniamo un x quadro più y quadro più x quadro più y quadro, quindi un due volte che moltiplica x quadro più y quadro fratto proprio x quadro. Quindi radice di 2 dx dy è il nostro d sigma, elemento di superficie. E chi abbiamo alla base? Beh, al piano xy abbiamo il triangolo. Quindi il d sigma, lo scriviamo qua, è radice di 2 dx dy. Beh, a questo punto è fatto, perché il problema è molto semplice. Niente di difficile. Disegniamoci T. Beh, T in questo caso è un triangolo, andiamo a disegnarlo. Allora, vertici 0, 0, eccolo, 2, 0, eccolo qua, 0, 1, eccolo qua, è un triangolo così. Questo è T. Sottoinsieme di R2 che è il triangolo di vertici 00, 20, 01. Dominio normale rispetto ad X, per esempio, quindi T è fatto così. X, allora questo è 2, ovviamente questo è 1. Ad esempio, normale rispetto ad X, X è variante tra 0 e 2. La Y è variante fra 0 e questa retta qua. Dunque, se la X è 2 e la Y è 1, se non siete sicuri, scrivete l'equazione di una retta passante per due punti che sono 0, 1
e 2 è 0, altrimenti si capirebbe che ovviamente in questo caso, visto che la y è 1, la x è 2, si capisce che la retta è in forma cartesiana. In ogni caso, y meno y con 1 fratto 0 meno 1 uguale x meno 0 fratto 2 meno 0. E infatti vedete che otteniamo y meno 1 fratto meno 1 uguale x mezzi, cioè otteniamo un y meno 1 fratto 1 che è 1 meno y uguale a x mezzi, e cioè y uguale 1 meno x mezzi. Questa è y uguale 1 meno x mezzi. Così non ci sbagliamo mai. Quindi la y è variante, sto dicendo la z, la y è variante fra 0 e 1 meno x mezzi. In questo dominio che abbiamo considerato è sia normale a x che normale a y, l'abbiamo considerato a scelta normale a x. A questo punto non dobbiamo far altro che scrivere il nostro integrale superficiale, che diventa un doppio integrale doppio esteso a t, in questo caso, di x quadro y, che moltiplica la radice di 2 dx di y, cioè la radice di 2 che va fuori dal seno dell'integrale, integrale fra 0 e 2 di x quadro dx, il dominio normale rispetto ad x, per integrale fra 0 e 1 meno un mezzo x, 1 meno x mezzi di y dy. Pratica, andiamo a risolvere un normalissimo integrale doppio. A questo punto l'abbiamo già anche decomposto secondo la formula di Tornelli e Fubini. Vi ricordo che l'integrale di y non è y quadro mezzi, quindi un mezzo va fuori, radice di 2 fratto 2, integrale fra 0 e 2 di x quadro che moltiplica y quadro che comprendiamo fra 0 e 1 meno x mezzi, tutto quanto in dx uguale radice di 2 fratto 2, integrale fra 0 e 2 di x quadro che moltiplica. Allora faccio notare che la seconda parte del teorema fondamentale del calcolo integrale è 0, perché abbiamo 1, 0 quadro, 1 meno x mezzi lo eleviamo al quadrato, quindi abbiamo 1 più x quadro quarti meno x mezzi al quadrato meno x, che è il doppio prodotto. 1 meno x mezzi è meno x mezzi per 2, il doppio prodotto meno x. Moltiplichiamo, otteniamo radice di 2 fratto 2, integrale fra 0 e 1 di x quadro per 1 è x quadro per x quadro quarti è un x quarto quarti, x quadro per meno x è un meno x cubo, tutto quanto in dx. Mentre questo è 0 e 2, non 0 e 1, ho cambiato l'estremo io a piacimento, tra 0 e 2, perché la x è variante fra 0 e 2 ovviamente. Vediamo che questa diventa, allora, integrale di x quadro e x cubo terzi, integrale di x quarto e x quinto quindi, quindi x quinto ventesimi verrebbe, integrale di x cubo e x quarto quarti, quindi abbiamo radice di 2 su 2 che lascio fuori, otteniamo, allora cominciamo, x quinto ventesimi, mettiamolo in ordine decrescente di potenza, poi abbiamo un meno x quarto quarti, solo calcolo a questo punto, più x cubo terzi. Allora, fra 0 e 2, facciamo notare che la seconda parte del teorema fondamentale del calcolo, ovvero quella ottenuta, quella che consiste nel sostituire lo 0 alla x, è tutto quanto a 0, 0 alla quinta, 0 alla quarta, 0 al cubo, diviso 20, 4 e 3 è 0, 0 per radice di 2 è 0, e a questo punto solamente la prima parte, quindi abbiamo una radice di 2 fratto 2, vediamo che moltiplica che cosa. 2 alla quinta fratto 20 meno, dunque 2 alla quarta è 16, diviso 4 è direttamente 4, 16 quarti è 4. 2 al cubo è 8 più 8 terzi. Allora, ma guardate un attimo, questo si può scrivere come radice di 2 su 2, che moltiplica, dunque 2 alla quinta è 1, 2 al quadrato per 2 al cubo, diviso 20 è 4 per 5, quindi è un 2 al quadrato per 5, meno 4. Dunque direttamente possiamo fare meno 4 più 8 terzi. Dunque meno 4 è un meno 12 terzi. Meno 12 terzi più 4, più 8 terzi è un meno 4 terzi. Così ci siamo un po' portati avanti, uguale radice di 2 su 2. 2 al quadrato, 2 al quadrato se ne vanno, questo rimane un 8 quinti, quindi rimane 1 in pratica. 2 al cubo è 8, diviso 5 è 8 quinti, meno 4 terzi. Minimo comune multiplo che ovviamente tra 5, 3 e 15, quindi
quindi otteniamo 1. Radice su 2 che sta sempre lì, vediamo se poi radice di 2 fratto 2 che moltiplica, come detto, 15 diviso 5 3 per 8 24 meno 15 su 3 fa 5 per 4 20 col meno. Abbiamo ottenuto un radice di 2 su 2 che moltiplica 4 quindicesimi, ovvero 4 mezzi e 2, in pratica ho ottenuto il risultato è 2 radice quadrata di 2 fratto 15. Questo è il risultato del nostro integrale superficiale.